Gruppo di Messina, sì, no? Sì. Allora ragazzi, grazie per essere venuti. Io vi ringrazio tantissimo. No, non sono... che dice... Ah, non sono con noi? Vabbè, sono con non noi. È importante. Vabbè, lo stesso. E vale pure per... Benissimo, ecco, la scuola, ecco, questa è la scuola di Elio Teresi. Elio Teresi, il vostro professore, è stato un grande combattente, uno di quelli che se oggi noi siamo ancora qui a mobilitarci, a ricordare Peppino, vedete che lui ci ha messo qualcosa di suo pure, il suo contributo lo ha dato, perché lui è un grande professore, è veramente non solo un grande professore, è una persona che... Ecco, pure di là ti applaudono. Allora ragazzi, oggi ascolta pure tu Elio, oggi è una giornata importante, è il 9 maggio 2019 ed è il 41esimo anniversario dell'assassinio mafioso di Peppino ed è il 40esimo anniversario della prima manifestazione nazionale contro la mafia. Guardate, quando nessuno parlava di mafia, ragazzi, giù in fondo, ragazzi, non ci sono i microfoni, perciò dovete stare in silenzio, avvicinatevi un po'. Non vi trattengo molto, 10 minuti. Ragazzi, no, perché non ci sono i microfoni, io devo alzare il tono della voce, poi non ho la stereofonia, cioè no, voglio dire, non sono in stereofonia. Comunque, io vi ringrazio tantissimo, perché questi sono dei segnali di solidarietà proprio nella giornata del 41esimo anniversario dell'assassinio mafioso di Peppino. Ecco, ancora dopo 41 anni siamo presenti, nessuno di voi era nato, nemmeno i vostri insegnanti erano nati, perché li vedo pure giovani, ecco, no, qua qualcuno non è d'accordo, va bene, però voglio dire ci siamo, e vedete che sono tanti tutti questi anni, e se noi siamo qui a ricordare ancora Peppino, un motivo c'è, perché abbiamo voluto ribadire la cosa importante che la memoria è fondamentale. Perché qualcuno diceva, non è una frase mia, che un paese senza memoria non può mai avere un futuro, e noi ragazzi, ascoltatemi bene, noi dobbiamo costruire il nostro futuro sulla memoria. Ecco perché dobbiamo continuare a ricordare, e la memoria appartiene a tutti, deve essere corale, e la memoria deve essere pure fatta da luoghi. Voi poco fa siete stati al Casolare, quello è un luogo, perché se non ci sono i luoghi di memoria noi non possiamo ricordare. Ragazzi, io vi faccio un esempio, se per caso in quel campo maledetto ad Auschwitz, guardate, l'Armata Rossa, i sovietici, esatto, bravi ragazzi, Benigni vi ha confuso le idee con quel film, perché non sono arrivati gli americani lì a liberare quel tempio maledetto, ma sono arrivati i sovietici, è arrivata l'Armata Rossa in tempo per salvare una memoria storica, è arrivata in tempo perché i tedeschi, i fascisti stavano passando alla cancellazione di ogni prova, stavano bruciando tutto. Bene, lì abbiamo salvato una memoria storica, così come stamattina abbiamo salvato un'altra memoria storica, perché se il Casolare, che è in mano a dei farabutti, a degli affaristi, a dei mafiosi, se il Casolare viene abbattuto, la stessa cosa ragazzi, si cancella una memoria. Guardate, poi qualcuno fra 20 anni, fra 40 anni può dire che l'omicidio di Peppino Impastato ce lo siamo inventati noi, qualcuno può dire che la Shoah, se avveniva al contrario, ce la siamo inventati noi, come qualcuno lo sostiene pure. Si fa pure negazionismo da questo punto di vista. Ecco l'importanza della memoria. Ecco perché noi siamo qui, ragazzi. Lasciate stare tutto il resto. E allora, un'altra cosa vi devo dire. Ragazzi, un attimo di attenzione. Io ho bisogno ancora un po' di voce. Allora, vi voglio dire questo. L'importanza di questa giornata, ma soprattutto l'importanza delle idee di Peppino. Perché guardate, il messaggio di Peppino è educativo,
ed è di un'attualità impressionante, perché se voi ricordate, avete visto pure nel film, l'avete visto, quando Peppino con le mosse fotografiche si piazza sotto il palazzo del potere, ricordate questa scena, si rivolge al sindaco, è vero signor sindaco, la ricordate o no ragazzi? Sì. Ecco, allora queste cose che noi abbiamo visto 50 anni fa li sta facendo una ragazza della vostra età, che ha 16 anni con qualche problema fisico, ogni venerdì si piazza sotto il palazzo del potere, sotto il Parlamento svedese, con il suo cartello, sciopero scolastico per il clima. Ecco, 50 anni fa li facevo queste cose Peppino, e allora ragazzi li dovete fare voi prima che sia troppo tardi, e questa battaglia deve camminare a pari passo con la battaglia contro le diseguaglianze, contro la sopraffazione, contro il fascismo, contro il razzismo. Ecco perché purtroppo l'Italia in questo momento rischia di rimanere in mano a dei fascisti, a dei farabutti, perché Salvini, oltre ad essere un fascista, è un farabutto, è un cialtrone che dirige un ministero che non dovrebbe dirigere, perché il Ministero degli Interni è un ministero delicato, ragazzi. Non si può gestire un Ministero degli Interni con la birra lì su Facebook o con la Nutella e rivolgendosi agli immigrati dicendo avete le valigie pronte. Ragazzi, svegliatevi prima che sia troppo tardi. Perché, ragazzi, per favore, state attenti a queste cose. Non guardate soltanto le partite di calcio, perché anche il calcio è diventato ridicolo in mano a quattro mafiosi e affaristi. Non guardate soltanto il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi. Non seguite quella deficiente della De Filippi che vi sta facendo rimbecillire. Ragazzi, ma vi rendete conto di quello che sto dicendo? Sto dicendo delle cose molto semplici che qualcuno dovrebbe seguire. Ragazzi, questi sono i miei argomenti, questo era Peppino Impastato, queste sono le sue battaglie, io vi invito a riflettere, non morite pure sui libri, perché non è giusto morire sui libri, qualche insegnante dice ma se ne muore qualcuno ogni tanto non è male, però no, questo non dobbiamo, non morite sull'impegno, però cercate di essere critici, quantomeno di reagire. Allora ragazzi, a turno fate la visita di Casa Memoria, perché siete molti, vi dividete in due gruppi, organizzatevi anche per la visita a Casa Badalamenti, perché qui voi siete in questo momento a contatto con la memoria e con la storia, perché se voi entrate qui dentro c'è la storia di Peppino, si vive un'emozione forte, c'è Felicia, poi facciamo il percorso dei 100 passi. Entriamo a Casa Badalamenti, la casa del boss Tano Badalamenti, che è stata confiscata in base alla famosa legge 109 sulla confisca dei beni mafiosi, ed è stata assegnata a noi ragazzi che lo andiamo a gestire assieme al comune. Vi volevo dire questo, quella casa dove noi ora andiamo merita un grande rispetto. Qualcuno di voi può dire ma come un grande rispetto? Sì, merita un grande rispetto, perché quella è la casa di Tano Badalamenti, uno dei più grandi criminali del secolo precedente, e lì dentro c'è un'altra storia, lì c'è la storia della mafia, perché i muri di quella casa non possono parlare, però io lascio immaginare a voi quello che è successo lì dentro, lascio immaginare proprio a voi, lì dentro in quelle stanze si sono prese delle decisioni importanti, qualche strage di mafia è stata decisa lì, qualche omicidio eccellente è stato deciso lì, e soprattutto l'omicidio di Peppino Impastato. Allora ragazzi, fotografate, riflettete, fate delle immagini, portateli a casa vostra, fateli vedere ai vostri compagni che non sono riusciti a venire, discutete e potete dire io sono stato a contatto con la memoria e con la storia. Grazie. Italiano.
da mezza vai, attento a che fai. 100 passi di strada, 100 passi da casa, 100 passi coraggio, una radio che parla, non si ferma più, come un treno che passa, e tacchiana di sopra, una bomba che scica, non voglia una mancia per tutta la vita. Passano anni, non cancia niente, curano l'occhi di carabinieri, in giardinata ci sono tutti pari. Io non conosco, non sento, non parlo, non mi sento, era moderno, giocato, cucciuto e ribelle. E sa ciccao, e sa ammazzao, non lo toccao. Nastu paesi che mettono bombe di Roma a Palermo. 100 passi di strada, 100 passi da casa, 100 passi coraggio, una radio che parla, non si ferma più. Come un giano che passa, e tacchiana di sopra, una bomba che scica, non cuore, una marcia per tutta la vita.